Abbiamo iniziato per Alessandro. Ciao Monica. Sei Ciao Lucio, ciao Alessandro, ciao a tutti. Sì. già dentro? Ti accompagno. Ok, 5, 4, 3, 2, 1. Come lo vedi? Mi si mostra sotto forma di un cartone animato, è un piccolo omino con i capelli molto lunghi ed è seduto su uno scoglio e guarda l'orizzonte del mare. Ok. Ti dà l'autorizzazione? Sì. Ma è un omino o è Alessandro? La sua PS. Vuole mostrarsi in questa forma, mentre osserva l'orizzonte degli eventi. Va bene, allora questa è la seconda sessione di Alessandro che risale però a 4 anni fa, più o meno. Quindi sono passato del tempo, sono successe delle cose, possiamo andare sicuramente più veloci. Vediamo subito la vibrazione. 29 miliardi. Consapevolezza. PS. 151%. Quar 43%. Vite precedenti. 1742. Cervello. 8.1. Ok, come sempre, non attaccatevi a questi valori rispetto al passato, a parte che la persona in ipnosi era diversa, quindi come dire, le scale erano diverse. Molto importante sono questi valori in funzione dell'inizio e della fine, o in funzione di altri valori. Per esempio, Alessandro fuma. Se lui non avesse mai fumato sigarette, se non avesse mai fumato in vita sua, a parità di condizioni, in questo momento sarebbe a 29 miliardi di più o di meno? In questo momento, allora, i 29 miliardi erano all'inizio della sessione, quando ha iniziato a parlarci. Nel momento in cui ha acceso la sigaretta si è abbassata, però di base lui è 29 miliardi. Questa base, senza la sigaretta, mi dice 75 miliardi. Sarebbe a 75 miliardi. E se adesso la fumasse, la 29 che è? Quando la fumata è sceso, io ho visto, c'erano dei momenti 10 miliardi. Quindi la sigaretta abbassa di un terzo, a un terzo, di 2/3 abbassa. E se non fumasse sarebbe più del doppio. Questo servono le frequenze per capire queste cose, questi giochi. E ognuno fa le sue scelte, fa le sue considerazioni. Ok, già all'epoca fumava Alessandro, quindi. E lui dice: questo è il mio unico vizio. Ecco, questa è una frase che io non posso sentire, quindi non la commento, perché non c'è scritto da nessuna parte che uno debba avere un vizio. Un po' nella tua regione c'è questa moda di dire è l'unico vizio, no? Questa frase fatta del è l'unico vizio, quindi ah sì, allora si è perdonato. No, se uno vuole essere un essere straordinario con se stesso, secondo me deve esserlo, indipendentemente da cosa dice la massa, no? E la massa dice bisogna avere un vizio, è l'unico vizio. Ti fa la giustificazione. Ecco, se vuoi essere l'unico, uno dei primi, allora ti muovi in un certo modo. Se vuoi dare nella massa, uno si muove nella massa. Sono scelte. Io, per esempio, ho deciso di non essere abbinabile alla massa. Non mi interessa. Con tutte le conseguenze, no? Tutti mi dicono un gran male solitamente. E va bene, non è un problema. Va bene, entità eteriche che evidentemente se ci sono, sono tornate. C'è una sirena, dice legata a Poseidone, un rettiliano, tipo sembra ET,
una volpe, un canide. E.T. del film. E.D.L.? Ok. E c'erano alla fine della sessione 1? Sì, nel senso che non avendo trattato le entità mentali, gli EDL deputati ad esse c'erano. Entità mentali non analizzate. Allora, ne vedo tre. La prima è di livello 2, che a volte sale a livello 3, ed è un mix tra incertezza e tormento. È un'incertezza, un'insicurezza generalizzata che a volte assume però le sembianze di un tormento, tanto diventa ossessiva questa incertezza. Incertezza sul presente, incertezza sul futuro, riguardo a tutti gli ambiti della sua vita. 3, hai detto? 3, 4. 2, 3, 2, 3. diciamo, ecco, sì. Poi mi fa vedere un 4 che si chiama Cenere e si riferisce sia alla sua dipendenza delle sigarette, sia anche però a una sorta di stato d'animo attuale, che è come se lui successivamente o comunque durante questi 2 anni si sentisse un po' sbriciolato, come appunto ridotto in cenere, il che però ha assolutamente, come sempre, un aspetto positivo, no? L'opportunità proprio come fosse una fenice di rinascere da queste ceneri, ma lui in qualche modo si è sentito proprio anche sgretolato nella sua, diciamo così, tipologia di vita che prima conduceva. E sicuramente anche nella sua mente, nelle sue solidità, in quel che lui credeva fossero le sue basi, ha visto tutto quanto sgretolarsi, incenerirsi. Quindi è recente questa entità mentale? O c'era alla fine della prima sessione? Allora, questa qui io la vedo soprattutto in questi 2 anni, no? Si è realizzata, però è come se già ci fosse stato il germe, secondo me, negli ultimi 4-5 anni della sua vita. Ok, sì, ci sta. Nel senso, sto pensando a quello che ci ha detto, no? Ti ricordi, no, il vecchio. Va bene. Ce n'è un'altra che non so perché si mette in cima lì, perché Sopra tutte. che io non avrei detto, Vuitton me la chiama. No, va bene. Livello. E 5. Vabbè, in alto ha senso perché è la più alta, 5 è la più alta. Witton. Vuitton. Quindi. Ah, proprio, è vero, c'è anche il. E me lo dà Non appunto stavo i come. vestiti, invece no, allora è collezionista di profumi, Alessandro. C'è anche un profumo di Louis Vuitton, che lo sapevo. Ah, Ciumbia. Il suo sì vuol dire Ciumbia, vuol dire cavoli. Ah, ecco, bene, bene. Forse è Perché uno dei anche più per me. ricercati. Top Ah, ecco, perché per me anche era solo le borse. Invece, ok, va bene. level. Beh, sì, perché insomma il marchio è un top level. Stiamo parlando di borsette a 2000 euro, quindi anche di più forse. Quindi immagino che. Come? Anche 500 euro il profumo? Ok, bene. Ho sbagliato mestiere, dovevo fare i profumi. 500 euro un profumo? Porca vacca. Vuitton, è legato a questa. È legato a questa passione. Adesso non è che mi dice tanto di più, perché
È un investimento, non lo so, adesso mi viene solo investimento. È come se fosse un investimento superficiale, da un lato, in realtà è un investimento profondo. Allora, sì, essendo un'entità mentale, quindi dobbiamo vedere quello che è l'aspetto, diciamo così, più limitante. E quindi l'aspetto più limitante può essere che sia un investimento superficiale, per cui di fatto ha di fronte a sé solamente delle boccette, per cui ha speso migliaia, 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 migliaia di euro, potendoli invece convogliare in altro. In verità, di nuovo, anche qua mi fa vedere l'aspetto positivo, e cioè il tipo di sollecitazione emotiva che questi profumi hanno su di lui, perché vedo proprio che riesce a riportarlo anche a volte in vite passate, in emozioni che lui neanche riconosce appartenere a questa sua vita, e anche connettersi a altre dimensioni. Sì. Bello. Lui sta facendo gesti come dire that's it, è proprio così, insomma. Sì, questa è una. Allora, ci sono collezionisti che lo fanno anche in virtù di un futuro investimento. Se io colleziono orologi, non fanno che acquisire valore e a fronte di una piccola manutenzione che non incide nella perdita di denaro, posso ritrovarmi tranne no, non i profumi. Primo, un profumo utilizzato. Secondo me non è neanche così rivendibile. Secondo, i profumi evaporano. La boccetta può avere un senso, può avere un valore, ma insomma non è una collezione, un collezionismo di investimento. È proprio semplicemente il fatto che lui sta bene quando acquista anche online e utilizza, ma soprattutto acquista online. Quindi il profumo è una delle poche cose che va testata alla cieca, compra alla cieca il nuovo profumo di o quasi, sentendo chiaramente dei feedback, eccetera, però non l'ha mai sentito quel profumo X, non l'ha mai sentito e lo compra. Sì, mi sta Entità 5. facendo. Mi fa vedere però una vita precedente, eh. Mi fa Vediamola. vedere che lui lavorava tipo alchimista in un laboratorio con varie sostanze, ed è da lì che lui ha imparato a conoscere le varie note, note di testa, note di fondo. Perché vedo che si occupava di vari tipi di preparati e a un certo punto anche di oli essenziali, di profumi. E quindi lui è proprio in grado, anche nel momento in cui legge la descrizione di un profumo, che ne so, io non me ne intendo, però tipo tonalità Schiato. legnose, esatto, subito di figurarselo nella mente, sia nel suo mix, sia proprio anche quasi olfattivamente di anticiparlo. Ok, come si chiamava all'epoca? In questa vita? Mi viene fuori Aldo. Era italiano? Che regione? Venezia, mi dice Venezia. Ci sta, Venezia ci sta. Anno? 1584. Ok. Va bene, facciamo una cosa nuova oggi. Allora, apriamo le porte del cinema. Chiamiamo, non l'abbiamo detto, ma io la chiamerei tua sorella. Se vuole venire nel cinema, sì, nel cinema si invita, se vogliono venire a vedere in eterico la sessione, una sorella può venire. Vediamo se viene l'attuale fidanzata. Ok, i tuoi genitori sono vivi? Li invitiamo, via anche i genitori, e invitiamo Aldo, che è Alessandro in un'altra vita. La PS gioca, giochiamo anche noi. Aldo è invitato nel cinema. Allora, la fidanzata è in prima fila, con le mani posizionate così sotto il mento, interessata a vedere cosa succede e anche con un filo di preoccupazione.
La sorella la vedo, è arrivata a braccia conserte, un po' quasi con diffidenza, in quarta fila. Aldo, come se il cinema fosse diviso in due parti, quindi poltrone, queste sono le poltrone a sinistra, poltrone a destra, non mi viene lui fisicamente, è come se mi venisse una sorta di essenza che va a diffondersi su tutte le poltrone, come se avessero spruzzato, no? Un profumo, e quindi che si diffonde. Dammi le note di questo profumo, quello che ti arriva. Adesso è arrivato limone, violetta. Sono importanti questi due colori, viola e giallo. Perché? Un abbinamento perfetto. Violetta e limone. Va bene. Quindi c'è l'essenza. Ma se volessimo veramente chiamarlo un Alessandro di una vita precedente, abbiamo 1742 Alessandro. Perché non viene? Può venire? Sì, viene. Aldo Viene con viene? delle. Sì, viene con le maniche a sbuffo. Si è anticipato con la sua essenza, il profumo. Che è un'essenza. Molto bene. La prima volta che invitiamo una vita precedente nel cinema. Ha un po' l'aspetto dei Cavalieri della Tavola Rotonda, un po' tipo Porthos. Ok. Molto, 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 molto bene. Causa esoterica dell'attacco di panico di Alessandro, quello che ci ha raccontato e tutti gli altri. Sono entrambe le entità mentali che abbiamo visto, sia cenere che incertezza tormento. Ci sono dei momenti in cui neanche lui si rende conto, è vessato proprio da questa folla di dubbi e di preoccupazioni. E a volte raggiungono un livello così alto che lo fanno proprio andare in panico. Ok, causa esoterica della rabbia. La rabbia è dovuta all'insoddisfazione di fondo che ha e non sa come aggiustarla, non sa come sistemarla, come disfarsene, come convertirla in qualcos'altro. Rancore. È proprio legato a questo suo stato d'animo che non riesce neanche a comprendere a fondo. Lui ne ha una percezione abbastanza buona, perché sente che c'è un disagio, sente che tante cose della sua vita sono state smontate e da qui appunto l'entità mentale cenere, sono state sbriciolate. Questo gli fa proprio provare questo senso di rabbia, di rancore, che in questo momento lui sta attribuendo molto all'esterno. Quindi a questi rapporti che si sono modificati, al suo lavoro che ha preso un'altra piega, le persone che hanno cambiato volto, che hanno cambiato atteggiamenti nei suoi confronti, persone che invece poi possono dare l'impressione opposta, e cioè che è lui che è cambiato. La verità è che entrambi sono cambiati. Certo. Accettazione, vabbè, siamo lì. Cambiamento fisico attribuito all'epoca dell'influenza che va tanto di moda, causa esoterica. La PS ha voluto portarlo a una sorta di raccoglimento, anche perché il fatto di aver contratto adesso questo, Ah, adesso ha l'influenza, sì, in questo momento sta benissimo. esatto, quindi non ha di fatto appunto nessun sintomo, nessun disagio fisico, però è come se gli permettesse ulteriormente di raccogliere le sue idee, le sue energie, di concentrarsi verso il proprio interno.
Lui la vive male, magari indispettito. In verità è un'opportunità che la PS gli ha voluto dare, di maggiore introspezione. L'influenza di moda è un'opportunità? Assolutamente. Come può essere un'opportunità per Alessandro? Ha lavorato poco, Alessandro è un musicista, quindi è stato pesantemente colpito dalle varie chiusure e così via. In verità già in parte lui l'ha impiegata bene, perché comunque insomma si è dedicato a una seconda percorso di studi, ecco, quindi non è stato esattamente con le mani in mano. Lui ha difficoltà ad accettare un cambiamento radicale della sua vita e invece l'APS lo desidera fortemente. La sua mente è ancora un po', diciamo così, incollata a quello che poteva essere il passato, a quello che poteva essere il vecchio mondo, a quello che poteva essere la vecchia vita. Ma l'APS desidera fortemente che lui faccia tutti questi cambiamenti, perché vedo proprio che dalle ceneri rinasce questa Fenice, meravigliosa, bellissima rispetto a come era prima, un qualcosa di veramente più solido e più profondo. Non c'è ancora la Fenice, però. Non è ancora bruciata. Cioè, attualmente è come se ci fossero le ceneri, ma ancora non è risorta dalle ceneri la Fenice. Ora vedo le ceneri. Sì. Ah, siamo già alle ceneri, quindi. Sì. Grande cambiamento. Prima abbiamo parlato di Witton. Witton è una entità mentale di Alessandro. È collegata a un'entità mentale collettiva, collezionismo, dipendenza da oggetti collezionati. Se mi viene addicted, Addicted. sì. Ovviamente adesso compaiono tantissimi oggetti, alcuni li hai citati tu prima, come per esempio gli orologi, però in realtà accanto mi vengono anche i francobolli, per cui le monete, le scarpe, un'ampia Vestiti gamma, sì, un'ampia gamma di. di una marca, per esempio, Sì, anche se conchiglie. sì. Oh, Sono conchiglie che valgono migliaia di euro. c'è vecchia, sì. Beh, anche Minerali. le conchiglie, alcuni minerali, ma le conchiglie soprattutto come i profumi sono, con gli anni si sbriciolano. Quindi quei migliaia di euro di quella conchiglia rarissima vanno goduti per qualche anno, dopodiché non si possono più toccare o addirittura si riapre la scatola, diciamo, un mucchietto di polvere. Incredibile. O una boccetta vuota nel caso di Alessandro, perché ha evaporato tutto. Quindi c'è la boccetta in questo caso che in ogni caso ha ancora un valore residuo, ma nel caso delle conchiglie non c'è più nulla. Ci sono anche in Addicted, come le vedi queste entità mentali collettive? Cosa sono? Delle nuvole? Come sono? Nuvole partizionate. Sì, in questo momento mi fa vedere una nuvola, però sotto forma di pixel, quindi non una nuvola naturale, una nuvola Questa è artificiale. la nuvola artificiale, entità mentale collettiva del collezionismo, però è addicted, quindi dipendenza. È legata a un'altra nuvola legata invece al consumo di sostanze, dove c'è una partizione sigarette a cui è collegato Alessandro. È così che funziona, sono nuvolone, famiglie di nuvolone, sottocategorie, sottocategorie, la nuvolona delle sottocategorie. È così? Perché? Sì, è proprio un diagramma come lo descrivi tu. Un diagramma d'albero si chiama, credo. Una roba Sì. proprio da programma. Esatto. Lì è per questo che vedi la nuvola a pixel. Interessante. Va bene, ci sono con la sessione Opportunity. Abbiamo visto che ci sono anche entità mentali. È venuta lei, infatti, è venuta proprio Chiamiamola opportunità. Opportunity. Sì, è già venuta. Opportunity è una nuvolona cicciosa, simpatica, che gestisce, che è contro le entità mentali collettive, diciamo brutte e cattive. È proprio l'occasione, è un'opportunità. Un'opportunità di
dell'influencer tanto di moda, non posso dire il nome, pensa a te come siamo liberi, perché sennò poi YouTube si incazza, no? Dell'influencer tanto di moda, quindi, e io li fotto, influencer tanto di moda, oppure della Vidco? No, non mi piace, dell'influencer tanto di moda, tanto avete capito cos'è la Vidco, no? Però esiste un'entità mentale collettiva, musica, profumo, diciamo un archetipo musica, un archetipo profumo. Gli amici di Alessandro, soprattutto un archetipo profumo, perché collezionarli è un'addiction, ma il profumo è un'opportunità, è uno dei cinque sensi, quello meno considerato, è uno dei più importanti forse. Sia per quanto riguarda musica che per quanto riguarda i profumi, mi fa vedere due medaglie che hanno due facce, per cui mi fa vedere la faccia della dipendenza, la faccia delle entità, perché appunto anche attraverso la musica, no? Effettivamente tutto il nostro star system è fondamentalmente in mano alle entità, no? Vengono proprio utilizzati per condizionare e assoggettare le masse, no? Queste grandi star musicali. Quindi questa è una facciata, così come per quanto riguarda appunto i profumi molto costosi che servono per darsi anche un tono. Avere tutti in un certo periodo lo stesso odore è un qualcosa che ti fa sentire accettato. Adesso non posso dire le marche dei profumi, ma ci sono dei periodi in cui senti tutti gli uomini che hanno prevalentemente quel profumo, le donne che hanno prevalentemente quel profumo. E quello significa che le persone si sentono a posto. E poi c'è l'altra faccia, che invece è tutta quella degli altri, mi dice, collegamenti sinestesici. Quindi far vedere come dall'olfatto si colleghi la memoria, l'olfatto si collega alla vista, per cui riesci ad avere delle particolari visioni rispetto a un profumo, si può collegare addirittura al tatto, ad avere proprio delle percezioni fisiche sentendo un profumo. E suscitare delle emozioni profonde un profumo. Quindi entrambi, profumo e musica, hanno questa doppia faccia. Questi sono i due grandi amici e alleati di Alessandro. Sono molto molto potenti. Lui è un musicista, musica, e ha questa passione che io ignoravo nella prima sessione, profumo. Sembra troppo teorico, se vogliamo, sembra troppo generico. In realtà i suoi due primi punti, pulizia definitiva, frequenze alte a vita, utopia. Questi due punti possono essere realizzati veramente, se lui vuole, giorno dopo giorno con i suoi alleati. È così? Assolutamente, è proprio così. Anche se mi dice che potrebbe aggiungere qualche nuovo strumento. Questo perché lui è naturalmente portato per la musica, proprio dalla nascita e da vite precedenti. Ed è come se a volte ci sono momenti in cui entra in una routine anche in questo. E In per un cui, anche, autoelogio, tra virgolette. certo, Io sono bravo con la chitarra, lui suona la chitarra, sono sicuro, poi il resto non lo so. Io sono bravo con la chitarra, quindi suono la chitarra. È interessante questa cosa, ed è vera, eh? sì. Io so di musicisti che sono arrivati al flauto o al pianoforte dopo anni e sono completamente cambiati, in meglio. Poi un musicista secondo me dovrebbe suonare tanti strumenti, a mio avviso. Musicista che suona Allora, tanti strumenti è mi molto più. Vai, mostra che dimmi. vai in una città grande in cui c'è un negozio di strumenti musicali. Entra ed è come se lui avesse anche il bisogno di odorarli, toccarli, per poi sceglierne anche uno nuovo con cui magari ha meno confidenza. Per riuscire maggiormente a potenziare questa op enorme opportunità che lui ha,
che gli farà ulteriormente alzare le frequenze. Tu lo vedi questo strumento senza dirlo, eh? Giusto che lo scopra lui, ma corda, fiato. Per me ha fiato. Quindi è un contesto completamente diverso. Sì, perché lui ha bisogno di mettersi alla prova. Per affrontare veramente questo cambiamento e per rinascere dalle ceneri, ha bisogno, sì, anche di nuovo, di novità. Ok. Causa esoterica del suo attaccamento alla figura di John Lennon. Mi è venuta una cosa che un po' fa ridere, però lo so che dovrei stare magari più sui livelli alti. Dimmi, Mi imbarazza dirlo. dimmi. Non ci sono livelli alti, ci sono livelli e basta. Dimmi, dimmi. Purtroppo mi è venuta in questo momento l'immagine di una pubblicità di una catena di supermercati e trasformava un limone in John Lemon. Ah, ok. Non la vede dalle tue parti quella catena. Vabbè, si può dire, se è lunga. E se è lunga arriva fino a Roma. No. E quindi è di nuovo il limone iniziale. Le note di limone che abbiamo sentito come profumo. Ed è il colore giallo. Tra l'altro, visto che lui potrebbe poi espandere i suoi sensi legando le note ai colori. I colori emessi dalle musiche, dalle canzoni di John Lennon sono dei colori molto compatibili a lui. E quindi stai suggerendo una nuova carriera da pittore? Ma c'è idea da lavorare, Alessandro. Tu volevi alzare le frequenze e qua invece sta venendo fuori una mazzulata di quelle. Altro che seconda laurea qua. Sì, perché in questa laurea, no, in cui c'è la letteratura, vedo anche che l'arte potrebbe essere proprio un filone a cui lui si può sentire familiare. Ma l'arte creata, l'arte pittorica creata, pittorica, un disegno, l'acquerello. Sì, adesso mi sta mestrando una di quelle belle ceramiche colorate, che probabilmente. Caltagirone. Eh sì. Sì. Quindi della decorazione dell'oggetto. A me fa Sì. vedere un po' a 360 gradi, nel senso che secondo me lui è anche molto portato per memorizzare, che ne so, i periodi artistici, le caratteristiche dell'arte nei vari momenti. Quindi ha proprio la capacità di fondere conoscenza e poi successivamente di tradurla in manualità. È una cosa bella, perché è proprio la sapienza mescolata all'intuizione. Ok, chiamiamolo John Lennon, apriamo il portale aureo di Alessandro, invitiamo tutti i parenti di tutte le generazioni di Alessandro, tutte le generazioni, anche quelle che lui non conosce, quelli che lui non conosce, e chiamiamo nello specifico i suoi due zii, la zia e lo zio, giusto? Che in questi ultimi 2 anni sono mancati. Quindi, parenti, John Lennon, due zii. Dimmi cosa vedi prima, dopo, cosa fanno. John Lennon è arrivato nudo completamente. Ha questi capelli lunghi che lo fanno sembrare un ritratto, ecco, un dipinto. Ha una E dice. PS? Dimmi, sì. Io dico di sì. I suoi ideali non potevano stare all'interno di quel mondo.
stavano cercando di sovvertirli, i suoi ideali. Non c'era modo di poter far sì che i suoi ideali puri integrassero in quel tipo di mondo. E quindi la sua PS ha proprio scelto di andare via. Ok, in che modo? Non ci interessa. Se abbia voluto lui, se è stato la PS che ha fatto in modo che, o se è stato organizzato. Va bene. Vuole lasciare un messaggio ad Alessandro? La musica è uno strumento di crescita, di evoluzione dell'anima. Non darla mai per scontata. Lascerò un messaggio a tutti, oltre a questo. Non confondete, la facciata musicale con la musica. Mi fa vedere, adesso mi scoccia dire i nomi, no? Comunque vari artisti, rapper, Le delle. il primo è Fedez, gli altri sono Blanco, Mahmood, tutti lì così, fa vedere anche la Pausini. Sai che stavo pensando? A Pausini ha l'influenza adesso. Chissà come mai, che cosa vuol dire quando questi personaggi famosi hanno l'influenza? Chissà. Sì, adesso è un codice. Adesso un codice. Di Che durante allontanamento. l'Eurovision non si è fatta vedere alla fine perché ha avuto un calo di pressione. Chissà cosa è successo? Ha avuto un calo di pressione. Lei lì faceva la sacerdotessa. Infatti. Lì è stato proprio un inno al secondo universo, l'Eurovision. E sì, ok, e ti fa vedere questi artisti, questi Sì. qua. E quindi di non confondere la facciata che ci viene proposta dei soldi, della fama e di tutte queste simbologie sempre più forti che vengono proposte, sono questi rituali, no? Ormai questi personaggi propongono proprio degli autentici rituali. Di non confondere questo, non ha nulla a che vedere con la musica. Come infatti il secondo universo ha cercato proprio di impossessarsi di uno strumento sublime come la musica per entrare nelle anime delle persone. Ecco, attivare il nostro discernimento a partire anche dalla musica. Che cosa è musica e che cosa è inganno? Perché si presenta nudo? Lui voleva affermare la sua genuinità, la sua autenticità. Anche lui era un po' combattuto, perché a tratti è stato molto tentato anche dalla fama. Lui aveva molto bisogno di essere riconosciuto. Riconosciuto come se di ricevere un affetto. Secondo me non si è molto mai sentito amato. Lo salutiamo e lo facciamo andare, se vuole, nel portale aureo. E lo ringraziamo, ovviamente. Se, come probabile che fosse, era collegato a delle entità, adesso non lo è più. Quindi, se vogliamo, abbiamo anche tolto la sedia da sotto il culo delle entità che lo avevano. Ha lasciato fuori dal portale aureo gli occhialini e così adesso era veramente nudo quando è entrato. Bene, i parenti di Alessandro quanti sono? Me ne vengono 58. Gli zii vengono? Sì, però è un po'. Allora, vanno nel portale aureo. Li vedo correre un po' di fretta.
Non dicono niente, non lasciano messaggi. Chi Salutami la mamma. lo dice? Lui o lei? Credo il fratello della mamma sia. Salutami Ok, sì. la mamma. Va Vedo bene. un naso pronunciato. Basta, vedo solo sto profilo di un naso pronunciato. Ok. Era nasone, Alessandro? Medio? Ok. Vabbè, lì poi sono anche vite precedenti, uno che si vede sempre così, o voleva avere una... cioè, può essere di tutto. Va bene. Non so se si riferisce all'olfatto, al senso dell'olfatto, sai? Anche, vero, anche volendo. Va bene, Alessandro cosa vuole fare? Decisissimo, cluster, dice. Mi fa Ok, vedere con un cartellone, cluster. andiamoci. È il primo di almeno tre step importanti. È pronto? Sì, è pronto. Benissimo, andiamo lì. Mi ha portato su una spiaggia, ci sono delle alghe o comunque delle creature un po' tipo meduse, Latine, ah, vai, bene. gelatinose, esatto, gelatinose. E a tutte. Va bene, la spiaggia, il mare. La spiaggia è il posto bello in cui stare, ci sono le creature gelatinose. Via, 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 tutte. Via Tutte, tutto, sì. tutte, tutte. Anche il contratto che lo lega all'idea che tutto sia semplice, che lui si debba occupare solo della musica e non della vita di tutti i giorni, che le amarezze e le difficoltà non devono far parte della sua vita, che si può avere tutto senza nessun prezzo, anche quel contratto lì. Ho già scoperto che la sigaretta gli abbassa le frequenze, quindi sta a lui scegliere se avere la vita facile, smettendo di fumare, di avere le frequenze sempre di base più alte, o di fare questa montagna russa tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni, dalla mattina alla sera, tutti i giorni, oggi sì, domani anche, dopodomani pure. Cioè, capito? No, di mettersi questo freno alle ruote della macchina che potrebbe non avere. È dura, eh? Però, raga, è così. D'altronde, È dura chi l'ha per lui. inventata? Ma chi l'ha inventata la sigaretta? Sempre quelli. Ricordo a tutti che un grammo di principio attivo di nicotina ti secca all'istante. Un grammo di principio attivo. Questo non succede con un grammo di principio attivo di qualunque altra ufficiale droga iniettato in vena. Non succede neanche eroina, cocaina. Non succede. Un grammo di cocaina o di eroina non ti secca. Di nicotina sì. E infatti è scritto nei pacchetti di sigarette, una sigaretta ha lo 0,00, non so quanti 0,1% di un grammo di nicotina, se no sareste seccati. Ecco perché il famoso giochino adolescenziale di fumare 20-30 sigarette contemporaneamente tutte infilate in bocca è estremamente pericoloso per la salute. C'è qualcuno che è finito all'ospedale e c'è qualcuno che ci è rimasto. 20-30 sigarette in bocca, se si riesce ad aprire la bocca abbastanza, insieme. Fatemi una domanda, cos'è questa nicotina? Vabbè, no, non è vabbè. Nicotina è un principio attivo. Lo vedi, Sì, Monica? è venuta, guarda, mentre stavi parlando della nicotina e di tutte queste percentuali, è venuta proprio la morte con la falce e sulla lama della falce ha questo quantitativo che tu hai detto di nicotina, del secondo universo, Cioè, questo noi personaggio. nasciamo in una vita breve di 80-100 anni e non ci facciamo mai alcune domande, ma perché è legale l'uso delle sigarette? Chi l'ha deciso? L'andar delle cose? Ma siete sicuri? Non c'è stato un giorno in cui qualcuno, cinque stronzi, si sono messi intorno a un tavolo e hanno detto adesso noi questi qua li prendiamo un po' in giro, scegliamo una sostanza e l'hanno scelta a dovere. Questa è legale. Con questi non si arresta nessuno. Questa è venduta dal tabaccaio, basta avere 18 anni. Chi li ha scelto? Perché? Perché quella sostanza e non la camomilla? Poteva essere la camomilla.
Perché non hanno scelto la camomilla, che non ha effetti sulla salute, più o meno, magari è anche più piacevole e profumata. Fatevi questa Interessante domanda. perché mi fanno vedere un concilio intergalattico, no? Che spesso, sai, nei video ce lo vogliono far proporre come i nostri salvatori, no? Tu sei. Esatto. Vedo proprio ad un tavolo, ci sono i siriani, ci sono pleiadiani, venusiani, arturiani, che prendono questa decisione a tavolino della nicotina e di come impiegarla. Andiamo lì, via tutte le mucillagini nella spiaggia, le jellyfish, le meduse, le alghe, tutto quello che c'è, tutti questi contratti. Adesso Alessandro fa un buco nella spiaggia, un portale definitivo e li mette tutti lì. Tutti. Dal primo all'ultimo. Ha creato questo portale definitivo mettendoci accanto due colonne doriche, credo siano, probabilmente insomma in onore di scavi archeologici che lui può conoscere. Ecco. Lui per un attimo ha avuto la tentazione di andare nel portale definitivo perché ha avuto un picco di consapevolezza rendendosi conto del lavoro intenso, quotidiano e partecipe che dovrà fare ogni giorno, no? E quasi gli è sembrato troppo, ma è stato solo per un istante. Poi la scelta è stata di buttare dentro tutto quello che tu hai detto e di ripeterlo. Lui è PS, lui anche se volesse può andare a farsi un giro nel portale definitivo, cioè la PS non si può annullare. Quello che noi mettiamo nel portale definitivo sono contratti, i contratti sono dati, programmi, invenzioni, quelli si possono mettere, è una forma di energia, l'energia resta lì dentro e stop, e viene scomposta all'infinito, no? Tutto lì. Non c'è pericolo di, se vuole farsi un giro nel portale definitivo per andare a vedere che fine fanno questi programmi, cosa sono dei programmi, lo può fare. Voi vi siete fatti un giro dentro le entità programmi. Sabrina si è vista che cos'è la mantide, Inside Mantis è una sessione molto interessante, perché Sabrina entra nella mantide e vede il cartonato di fatto, vede che questo essere dentro è vuoto e ci sono dei chip, dei numeri, ok? Vuoi andare a vedere tu, Monica, cosa c'è dentro il portale definitivo e così ce lo dici? Sì, questi contratti che lui ha messo dentro, che noi inizialmente appunto li vedevamo sotto forma di conchiglie, meduse, gelatinose, cose varie, si sono rivelati un codice binario. Quindi vedo 01, poi c'è 10, 00. In Vedo uno queste cose qui. spazio, non spazio. Sì, esatto, un po' fluttuanti così nell'aria. Va bene. E adesso Alessandro mette C4 ad eternum qui nel suo cluster. Uno normale. Dimmi quando lo fa. Qui sulla sua spiaggia. Sì, l'ha Come lo messo fa? molto grande. Allora, l'ha messo molto grande e è partito dal palmo della mano destra. Colore? Giallo. Un ad eternum veritas. Sì, l'ha messo fra la testa e il cuore. Bene, e due piccoli nuovi ad eternum fatti apposta per lui. Un ad eternum musica, la musica per sempre. Come lo fa? L'ha fatto di nuovo giallo, al centro c'è la chiave di Sol. E l'ultimo ad eternum unguentum. Fumo. Te lo ricordavi unguentum, Monica? No, passa Anch'io. l'ambulanza in questo momento. Lo fa? Questo qua l'ha fatto tipo come se fosse una lampada di Aladino, energetica. Ok, benissimo, questi quattro li mettiamo qua, lui li ha fatti, andiamo all'avatar.
Ha delle sembianze veramente buffe. È un incrocio tra un militare e John Lennon. Entra in un secondo dentro all'avatar, dimmi come lo vedi. Non di nuovo c'è un microchip. Esci, chiedi ad Alessandro cosa vuole fare dell'avatar. Portale definitivo, nuovi, 4 ad eternum qua. Sì, rigorosamente portale definitivo. Visto che sul monitor c'era scritto attacco di panico, sul monitor dell'avatar. Via tutto. Via 4 ad tutto, ciao. eternum qua. La sirena, l'ET rettiliano, il canide e i 3DL esistono ancora. Non più. L'entità mentale 2-3, incertezza tormento, 4 cenere, 5 Witton, esistono ancora. Non più. Gli impianti che è inutile analizzare e che evidentemente c'erano. Ci sono ancora? Ne vedi uno in particolare, così lo identifichiamo. Addome lombari. A che serviva? Me lo collega più come discorso di secondo cervello, che poi per me è il primo cervello. Andare a interferire, a rallentare, Ok, a confondere. nuova frequenza. 172 miliardi. Se vuole alzarla, lo può fare. Dando al mentale di Alessandro il messaggio di come farla anche in futuro ad alzare. Come alzarla. In qua io vedo, adesso non so se riesco a descriverla bene, c'è una chitarra, diciamo così, messa per orizzontale. Man mano che lui sceglie di alzare le sue frequenze, vedo come se prendesse vita questa chitarra, si alza, disegnando quindi questo semicerchio, quindi questo arco, che rappresenta proprio graficamente le sue frequenze che si alzano. E questo arco ha proprio i colori dell'arcobaleno e profuma di fragola, non so. Ok, consapevolezza te l'ho detto, me l'hai detto, sì. Consapevolezza. 252%. Anima. Vabbè. 49%. Prima era 43, adesso 49, va bene, andava bene anche prima. Non... Vite precedenti. 1.402. Percentuale di cervello. 10.6. Ok, da questo 10.6, se domani Alessandro si sveglia di ottimo umore, si mette il suo profumo preferito, il più bello che ha, e fa un solo di chitarra incredibile, resta 10.6? Può 15. arrivare al massimo a 15, suonando? Allora, per il momento sì, lui metterà poi in atto dei cambiamenti importanti nella sua vita. Io vedo nell'arco della sua vita arrivare a 19-21. Tanto, 19-21 è tantissimo, Si spostano gli oggetti col pensiero a 21. Quando se suonerà il suo nuovo strumento a fiato, non so perché vedo la tromba, ma non voglio condizionare nessuno. Lucio, sì. Anche Prima vedevo il sax, ma in realtà è la tromba, ma non lo so. Non lo so. io ero in A dubbio. quanto arriva? Boh, il tempo di imparare a suonarla, adesso non so, un paio d'anni. Quanto potrebbe arrivare?
Allora, però sono dei lavori paralleli, da fare. La musica effettivamente agisce molto in questo senso di innalzamento delle vibrazioni, però vedo proprio nella pratica, nella quotidianità, nelle scelte della sua vita. Ecco, quindi queste cose vanno in parallelo e vedo proprio quasi un vissuto di estasi nel momento in cui va a suonare, perché in lui è molto importante il discorso del respiro, il respiro che poi è anche collegato all'olfatto, no? E quindi questo strumento a fiato vedo che è come se gli facesse conoscere nuove parti di sé. Maggiormente mettersi in contatto con la sua essenza divina. Sì, È vero, ma questo incide nella porzione di cervello utilizzata. Quanto? certo. Se prima abbiamo detto che l'assolo di chitarra lo porta a 15, se un domani lui avesse la chitarra e la tromba o un altro strumento, che può anche non essere a fiato, attenzione, suonasse un nuovo strumento, il giorno che sarà, se sarà, se oggi può arrivare a 15, quanto può arrivare? Allora mi dice 18 per lo strumento, però per arrivare a 21 ci sono altre cose ancora. Non me le fa Certo. vedere quali sono al No, momento. ma è giusto così. È giusto così. Benissimo. Messaggio di Alessandro a se stesso. Finale della PS di Alessandro a se stesso. Tante cose le avevi già intraviste. Ci voleva questa azione in più di coraggio e di decisione. Ora ci Basta. sei. Sì, ora ci sei. Ok.